Il giorno dopo il risultato delle primarie a Como, siamo con la parlamentare del Partito Democratico Comasca, Chiara Braga. Ciao Chiara, senti, allora, innanzitutto un tuo commento a freddo adesso, diciamo così, e forse partirei dal dato della partecipazione in provincia, che mi pare significativo al di là poi di chi è stato scelto, no? Sì, sicuramente dopo qualche ora di sonno si guardano anche i numeri con più lucidità. Intanto è un risultato positivo in termini di partecipazione, questo credo che sia, diciamo, la consegna più bella che ci ha dato questa domenica, in cui moltissime persone hanno fatto le file ai seggi per venire a votare, ma anche moltissimi volontari hanno consentito questa cosa. Io mi sento davvero di fare un ringraziamento a tutti loro perché il loro lavoro non si è risolto solo nella giornata di ieri, ma alle spalle settimane e settimane di impegno gratuito, e credo che di questi tempi sia un segnale anche di diversità rispetto ad una politica poco riconosciuta come credibile in generale. Tu, Chiara, ti aspettavi un risultato simile in provincia o è andato al di là anche delle tue aspettative? Rispetto alla partecipazione, devo dire, essendo stata ieri tutta la giornata al seggio, sono rimasta un po' stupita, nel senso che mi aspettavo una partecipazione sì, ma non così ampia. Però è stata una sorpresa positiva, assolutamente, al di là poi del risultato. È la dimostrazione, insomma, che c'è voglia di partecipare, e di dire la propria, insomma. Quindi non solo antipolitica, ma anche di Esatto. fare politica, Credo che giusto? la partecipazione è fatta in questo modo, quindi prendendosi la briga di andare, di anche, come dire, sottoporsi un po' alla tortura delle firme, che però sono state, io credo, anche il metro della serietà con cui noi abbiamo voluto e costruito queste primarie, peraltro comprese da tutti quelli che sono venuti a votare, è stata appunto la migliore risposta e il migliore antidoto all'antipolitica. Quindi credo che anche noi che facciamo politica magari in maniera più, non dico come mestiere, ma in maniera più intensa, dobbiamo tener conto di questo messaggio importante che abbiamo ricevuto ieri. Quindi tu dici giustamente e parli di messaggio importante e a questo punto io direi, Chiara, ti faccio proiettare già più avanti a domenica perché ci sarà questo ballottaggio del quale ormai tutti stanno parlando. Tu, non è un mistero, ti schieri dalla parte del segretario Bersani, poi sentiremo anche chi invece sostiene Matteo Renzi. Sei fiduciosa? Pensi che ce la potrà fare domenica o è prematuro? No, io credo di sì, credo che il ballottaggio stava nelle cose, quindi non credo che sia stata una sorpresa. Penso anche che una realtà, un territorio come il nostro, con il dato che ci ha restituito in parte, sia in linea con una tendenza che c'è in questa provincia, quindi una partecipazione ampia che ha anche consentito magari a persone tradizionalmente non vicine al campo di centrosinistra, in questo caso invece di fare una precisa scelta di campo, credo. Quindi io credo che Bersani ce la possa fare non soltanto per una ragione di somma algebrica, ecco, ma perché nel momento in cui poi al ballottaggio si chiede di scegliere tra due figure, penso che prevarrà, come dire, la solidità e la capacità anche di unire un campo che credo una caratteristica maggiore nella figura di Pierluigi Bersani rispetto a quella di Matteo Renzi. Allora, un'ultima cosa, ne approfitto del fatto che tu ormai da molti anni sei a Roma, fai la parlamentare, si sta parlando in queste ore anche delle primarie dell'altra coalizione, del PDL. Come vedi la situazione? Un po' ingarbugliata? Sì, la vedo ingarbugliata, diciamo, apprezzo lo sforzo. Anche perché mi confermi, voi siete partiti con un grande anticipo, non si Sì, può forse organizzarla grande. in poche settimane? No, però guarda, non è solo una questione di organizzazione, è una questione di convinzione. Cioè noi ce l'abbiamo scritto nel DNA, il PD è nato così, no? Chiedendo ai cittadini e ai propri elettori di concorrere a delle scelte vincolanti poi per il partito. Le primarie per noi sono questo. E più le facciamo, più ci rendiamo conto che sono uno strumento fondamentale. Se le primarie sono, come dire, la medicina che dovrebbe risolvere malattie molto gravi che io vedo nel campo del centrodestra, si ridurranno a poco niente. Credo che la confusione, al di là della proliferazione di candidati, di questa fumosità sulle regole, sui tempi, la dice lunga, insomma, sul modo in cui uno strumento così importante possa essere usato bene o male. Noi crediamo di averlo usato bene.
quindi affronteremo anche questo secondo turno del ballottaggio con entusiasmo, con convinzione. Faccio gli auguri all'altro campo, insomma, che imparino magari guardando un po' anche a quello che abbiamo fatto noi. Grazie Chiara, buon grazie lavoro. A voi. Grazie.